Oggi con Giancarlo Isnardi, che è un insegnante, approfondiremo questo testo di Marco Fabio Quintiliano dal titolo L'istituzione oratoria, che è un famoso testo di retorica. Ecco, vuoi cominciare a inquadrarci la figura di Quintiliano, il periodo in cui ha vissuto? Sì, Quintiliano vive nel primo periodo dell'età imperiale. Generalmente le date che vengono assegnate alla vita di Quintiliano sono tra il 35 e il 100 d.C. Sì. all'incirca. E da magister, quindi da maestro elementare, percorre tutta la carriera fino a diventare il primo professore, noi diremo universitario, di una cattedra di retorica istituita dall'imperatore. Molto ben pagato, tra l'altro, Molto con ben molti pagato, sesterzi. molto ben pagato e molto ascoltato da Vespasiano, che lo mette proprio in cattedra pochi anni prima di morire. E Marco Fabio Quintiliano resterà il professore dell'età dei Flavi anche sotto Domiziano, sotto cui non subirà nessuna limitazione alla sua attività di insegnante e di oratore allo stesso tempo. Però lui scrive questo testo, l'Istituzione Oratoria, quando termina i suoi corsi sostanzialmente. Esattamente, lo scrive verso la fine della sua vita, come coronamento di quello che vorrebbe tramandare ai suoi posteri su quella che è la formazione dell'oratore. Infatti, Istituzione Oratoria significa la formazione È dell'oratore. un manuale di È un manuale formazione dell'oratore. è un manuale che può essere letto sotto diversi punti di vista. Soprattutto il primo libro contiene delle utili indicazioni pedagogiche soprattutto ai genitori che vogliono formare un oratore, perché lui prende l'oratore, o meglio il futuro oratore, dalla culla fino al foro, potremmo dire. Certo. E questo fatto fa di lui un personaggio unico, in quanto nei 12 libri dell'Istituzione Oratoria traccia un'analisi completa di quella che deve essere la formazione dell'oratore, su quanto già aveva detto Cicerone nelle opere che abbiamo affrontato Quindi è in precedentemente. linea con Cicerone, Sì, sostanzialmente. in linea con Cicerone anche nello stile dell'opera. Lo stile è chiaramente ciceroniano. E poi traccia un'analisi completa delle figure retoriche, cosa che a Cicerone non era riuscito di fare, e in questo si ricollega ad un'opera precedente all'età di Cicerone, che è la Retorica de Regnum. Cioè, Quintiliano è praticamente la fusione della tradizione retorica romana e non solo retorica, ma anche di tipo della formazione dell'oratore, e quanto Cicerone aveva prefigurato su quelle che dovevano essere le caratteristiche dell'oratore per essere un oratore adeguato al suo ruolo. Quintiliano quindi trasmette ai posteri, ai secoli successivi, un'opera che non è stata più ritoccata e che è stata letta e apprezzata anche nel Medioevo. È una formazione anche morale quella che deve seguire Certamente, l'oratore. perché Quintiliano, da buon ex magister, conosceva molto bene che il fatto che nelle scuole romane, dopo l'influsso della cultura greca, si era introdotto un fenomeno che noi chiameremmo col nome di pedofilia associata alla pedicazione, cioè c'erano dei maestri elementari che abusavano dei loro studenti, anche se molto piccoli. Ciò nonostante, lui era favorevole alla scuola pubblica. Sì, perché per lui la formazione dell'oratore doveva avvenire in un ambiente che fosse il più possibile libero, e qui è una critica indiretta a quella che non era più la libertà dell'oratoria sotto la dominazione degli imperatori, Sì. quello che, la stessa critica che farà poi Plinio il Giovane a quello che era il mondo degli avvocati romani, insomma. E Quintiliano è favorevole a una scuola pubblica, però con un magister o un grammaticus di alta formazione non solo culturale, ma anche di
completa formazione morale e che quindi non intendesse abusare dei suoi studenti, certo, e si accontentasse del proprio stipendio. Sì, anche perché appunto oltre alla questione degli abusi c'era il tema che forse gli insegnanti potevano essere meno selezionati in una scuola pubblica, no? Rispetto a... Certamente, perché con l'istituzione di una cattedra di retorica di cui Quintiliano fu il primo titolare, c'era la possibilità di accedere a studi veri e propri pagati da parte dello Stato e finanziati dallo Stato per la preparazione di oratori da una parte e di retori, cioè di maestri di retorica, dall'altra. Lui poi ha un'altra caratteristica per cui viene ricordato solitamente quando ci occupiamo di lui in pedagogia, che è quella di essere, era contrario alle punizioni corporali che erano molto presenti nella scuola romana. Sì. E che sarebbe di attualità anche oggi, perché sì, in un paese come l'India, per esempio, la punizione corporale nelle scuole pubbliche e non solo, anche nelle scuole tenute da ordini religiosi, è prescritta dalla legge se sì, l'allievo non sa rispondere alle domande dell'insegnante. Sì, ci sono ancora le frustate anche in molti altri paesi, la Malesia, in paesi asiatici, insomma. E lui diceva che la scuola deve essere praticamente un'attività piacevole, sì, molto moderna in questo. Oltretutto era anche un fine pedagogo e un fine didatta, perché c'è una famosa frase che dico in latino, poi traduco immediatamente, che ha fatto storia, è diventata proverbiale: danda est pueris aliqua remissio, cioè bisogna concedere ai ragazzi un po' di svago. Venendo invece all'istituzio oratoria, vogliamo un po' tracciare la scansione dei temi più importanti presenti dal primo al dodicesimo libro? I primi libri, praticamente i primi tre o i primi quattro, cinque libri, diciamo che questa formazione dell'oratore da piccolo, preso dalla culla fino al grammaticus, è tracciata in maniera semplice e completa, nominando quali sono le materie che il bambino deve studiare, su cui deve impegnarsi, e tra queste non esclude la matematica, per esempio. C'è una, dopo aver preparato, diciamo, il terreno al futuro oratore, c'è un esame completo delle figure retoriche prese prima col nome greco, che era il nome abituale in retorica delle figure appunto che appartengono a quest'arte, e tradotte in latino secondo quanto già aveva tentato di fare Cicerone nelle sue altre opere. Il libro decimo rappresenta il coronamento di questa formazione dell'oratore, perché esula un po' da quello che è l'argomento, ma soltanto apparentemente, perché Quintiliano traccia praticamente una storia della letteratura latina comparata con quella greca, che permette all'oratore di avere un panorama degli autori da studiare con un breve profilo critico. E quando gli ultimi due libri si riferiscono poi alla formazione ultima dell'oratore e riguardano appunto l'actio, partizione delle cinque parti, l'invenzio, disposizio, memoria, actio e pronunciatio. Ecco, tu che conosci bene ambedue gli autori, ci sono delle novità che lui introduce rispetto al passato, per esempio rispetto a Cicerone, oppure è semplicemente una riproposizione diciamo che lui tenta di innovare la materia proprio grazie alla disposizione della materia, ma quello che aveva detto Cicerone rimane per lui pietra, diciamo così, angolare per poter formare un oratore. Di nuovo c'è il fatto che l'oratore è visto non solo come un uomo immagine, noi potremmo avere questa impressione dalla lettura di capacità espressiva oggi, diremmo, ma l'oratore deve essere anche un uomo dotato di perfetta moralità, perché deve accontentarsi del suo stipendio, che naturalmente era molto notevole in base alle cause difese, e soprattutto deve essere un oratore che ricerca la verità. Ecco, un'altra domanda che mi premeva porti è: quanto diciamo è utile, o quanto si può essere debitori ancora in quest'epoca nei confronti dell'opera di retorica forse più completa
la prima di Aristotele, cioè quanto c'è ancora della retorica di Aristotele come argomenti, come temi in queste opere, diciamo, più avanzate? Tutti questi autori hanno letto Aristotele. Il primo a farne, diciamo così, un tentativo di trasposizione in latino è la Retorica de Regnum, quella famosa opera che ogni tanto viene attribuita a Cicerone, poi in altri periodi viene considerata un'opera autonoma, ma certamente Aristotele rispecchia però un modello politico, e di questo gli oratori romani e i retori romani ne sono perfettamente consapevoli. Rispecchia un modello politico che non è adatto a Roma, perché è vero che i senatori godevano di piena libertà di parola, anche se sotto l'azione ed eventualmente l'intervento del censore, che era il capo del Senato. Il censore durava in carica soltanto 2 anni, quindi era lui quello che era responsabile dell'attività politica del Senato. Però sappiamo che durante i processi pubblici Cicerone stesso si permetteva battute a volte anche pungenti, soprattutto su casi che erano particolarmente spinosi da un punto di vista giuridico. Quello che mette bene in luce la retorica romana e che Aristotele non prende molto in considerazione è il rapporto diritto con la retorica. Aristotele dà una formazione completa a quelle che sono le caratteristiche retoriche del tempo e dà naturalmente anche un taglio filosofico alla sua retorica. I romani preferiscono abbinare quella che è la trattazione del diritto a quella che è la pratica retorica e oratoria dei propri autori, dei propri personaggi. Ecco, tra i tre principi che riguardano anche la bontà degli argomenti e insomma le capacità persuasive che pone Aristotele, che sono il logos, cioè la coerenza logica di un discorso, il pathos, la capacità di suscitare emozioni, e l'ethos, che è la qualità e in qualche modo l'attendibilità dell'oratore, potremmo dire forse che Quintiliano punta maggiormente sul pathos e anche forse sull'ethos, vista la formazione esattamente, morale. Esattamente, proprio questi sono gli ultimi due che il primo naturalmente diciamo viene da sé, dalla formazione matematica e dalla formazione filosofica che è richiesta all'oratore, espressamente da Quintiliano. Diciamo che Quintiliano espressamente nomina il pathos, a cui dedica una trattazione piuttosto ampia per presentare la retorica asiana e per insegnare all'oratore come usare questo mezzo per la persuasione dei suoi uditori. L'ethos, che riguarda la figura sia del padre dell'oratore, che è richiesta al padre dell'oratore, sia al futuro oratore stesso, rappresentano appunto un elemento di continuità con la retorica di Aristotele. Grazie. Prego.